Perché una donna con lo stile di attaccamento sicuro ti lascia? Una persona con lo stile di attaccamento sicuro è caratterizzata da una grande fiducia in se stessa, sa anche stare bene da sola, non ha la necessità di avere una relazione, non è una persona perfetta. Normalmente sono donne che vogliono accanto uomini che siano altrettanto interessati alla loro salute mentale e fisica una comprensione reciproca, reale e profonda, non è possibile una relazione duratura, serena e soprattutto soddisfacente. Innanzitutto, come prima cosa, vediamo chi è la donna con lo stile di attaccamento sicuro. Se per caso non sai cosa sono gli stili di attaccamento, ti lascio un video qui sopra esplicativo che ti può dare una panoramica completa di tutti gli stili di attaccamento, di quello sicuro che spiego adesso e anche degli stili di attaccamento insicuri che sono tre. Dunque la donna con lo stile di attaccamento sicuro, ma più in generale, una persona con lo stile di attaccamento sicuro è caratterizzata da una grande fiducia in se stessa e anche negli altri. Ha la capacità soprattutto di gestire correttamente le sue emozioni e lo stress, sa avere delle relazioni interpersonali tutto sommato abbastanza sane. Questo stile di attaccamento deriva da delle esperienze infantili che sono state positive, ovvero dove i bisogni del bambino e della bambina sono stati soddisfatti nel modo corretto, cioè nel modo affettuoso dai genitori o caregivers di riferimento. Quindi i bimbi hanno ricevuto un senso di sicurezza e fiducia in se stessi e negli altri. E questo poi chiaramente si riflette nelle relazioni da adulte. La persona con lo stile di attaccamento sicuro è una persona che sa anche stare bene da sola, non ha la necessità di avere una relazione, ma quando ha una relazione sa sicuramente come comportarsi nel modo migliore. Ovviamente non è una persona perfetta, non è detto che sia una persona infallibile che non sbaglia mai, non è neanche detto che non possa avere alcuni piccoli comportamenti che magari possono dare un segnale di stile insicuro, in quanto anche se una persona si può definire con uno stile di attaccamento sicuro, questo non significa che sia al 100% una persona sicura. Così come per gli stili insicuri, insicuro ansioso, insicuro evitante e insicuro disorganizzato, non è mai un 100% di quello stile, ma può essere una predominanza di uno. Quindi la persona che ha la predominanza di stile sicuro, tante volte può decidere di chiudere una relazione o proprio di non iniziarla se ci sono queste sette caratteristiche che adesso ti sto per spiegare. Segnale numero 1, dipendenza. Una donna con lo stile di attaccamento sicuro potrebbe desiderare accanto a sé un partner che abbia uno stile di attaccamento altrettanto sicuro, quindi che non abbia dei comportamenti dello stile di attaccamento insicuro ansioso, che è assimilabile chiaramente alla dipendenza affettiva. Una donna con lo stile di attaccamento sicuro può anche decidere di stare con una persona. Con lo stile insicuro te, ci tengo a precisarlo, ma solo ed esclusivamente se questa tendenza insicura non distrugge il rapporto e la relazione. Nel caso della persona con lo stile insicuro ansioso e della dipendenza affettiva, questo può accadere in quanto una persona dipendente potrebbe avere dei comportamenti asfissianti, controllanti insieme ovviamente ad altri tratti che caratterizzano la dipendenza affettiva. Se vuoi sapere i segnali di dipendenza affettiva, ti lascio un video qua sopra e lo metto anche qui sotto in descrizione, dopo te lo puoi vedere a fine video. Quindi, una donna con lo stile sicuro potrebbe chiudere una relazione se conosce o inizia un rapporto con un partner che ha una dipendenza affettiva che può essere dannosa e disfunzionale nei confronti della serenità dell'amore. Il secondo motivo si chiama neglect, ovvero negligenza in italiano, cioè la tendenza a trascurare la relazione. Si riferisce quindi alla mancanza di attenzione, cura e impegno da parte dell'uomo, in questo caso, all'interno della relazione e anche verso la partner. Una donna con lo stile di attaccamento sicuro può lasciare un uomo di questo tipo, cioè il partner, che non è dentro la relazione, che non è in grado, non ha voglia o non lo sa fare, di essere presente e di impegnarsi nella relazione. Magari potrebbe essere una mancanza di presenza fisica, contatto fisico, mancanza di supporto emotivo, di comunicazione, di supporto e aiuto anche a livello pratico. Qualsiasi tipo di negligenza all'interno della relazione. Ora, per piacere, ragazzi, ve lo chiedo gentilmente, evitiamo commenti del tipo Oh, devono fare tutti gli uomini, le donne non fanno mai niente. A parte che è implicito nel video, stiamo parlando della donna con lo stile di attaccamento sicuro, e in questo caso la donna di cui parliamo è una persona sana. Quindi queste cose nella relazione in teoria già le fa. In seconda battuta però, e colgo l'occasione anche per presentarmi, sono Daniela Cohen e sono un'educatrice professionista specializzata nella crescita personale e relazionale maschile, quindi lavoro con gli uomini. Do indicazioni agli uomini per aiutarli a stare meglio con se stessi e di conseguenza anche ad avere relazioni più belle e sane con le donne. Questo però non significa che le donne non debbano fare nulla, anzi le donne devono fare il loro proprio percorso di crescita personale e miglioramento. Il terzo motivo per il quale una donna con lo stile di attaccamento sicuro lascia un uomo, ma di solito se è abbastanza intelligente neanche ci si mette, sono gli abusi verbali o fisici. Ovviamente questi possono anche spuntare in un secondo momento, quando la relazione è già avviata e lei potrebbe non essersene accorta subito. Questo potrebbe aver portato a una relazione che poi però nel momento in cui si dimostra abusante il partner e la donna con lo stile di attaccamento sicuro si accorge che l'uomo supera dei confini e tende, diciamo così, ad abusare verbalmente o fisicamente nei suoi confronti, una donna con lo stile sicuro se ne va, si allontana, ha gambe levate, se ne va. Attenzione che questo traccia la differenza tra donne con lo stile di attaccamento insicuro, specie con lo stile di attaccamento insicuro ansioso, ne ho parlato in questo video, te lo metto anche qui sotto insieme agli altri stili di attaccamento insicuri. La donna con lo stile di attaccamento insicuro ansioso, attenzione, rimane nella relazione dove subisce anche abusi. La donna sicura invece no appena si rende conto che la sua serenità e la sua tranquillità, ma soprattutto la sua dignità, sono messe a rischio nella relazione, alza i tacchi e se ne va. Il quarto motivo per il quale una donna con lo stile di attaccamento sicuro lascia un uomo è l'autodistruzione. Cioè, una donna sicura cosa fa? Tendenzialmente sarà una donna che ci tiene a se stessa, che ci tiene alla salute mentale e fisica. E normalmente? sono donne che vogliono accanto uomini che siano, diciamo così, altrettanto interessati alla loro salute mentale e fisica. Quindi tutti i comportamenti distruttivi come abusi di sostanze, droghe, alcol, fumo e in generale comportamenti autodistruttivi non sani a livello mentale e fisico, tendenzialmente alla donna con lo stile sicuro non piacciono li può anche tollerare, ma molto spesso sono un problema. Quindi, specie se si sommano anche ad altri di questi comportamenti che ho elencato, la donna con lo stile sicuro può chiudere una relazione anche per questa ragione. E poi, chiaramente, cercare un partner che non abbia queste caratteristiche tossiche, che appunto sono disfunzionali per una relazione sana ed equilibrata. Il quinto motivo per il quale una donna con lo stile di attaccamento sicuro potrebbe lasciare un uomo è il dialogo scorretto o comunque in generale la mancanza di dialogo. Cosa intendo per dialogo scorretto? Quel tipo di dialogo che non è un dialogo sullo stesso livello. Può essere anche per mancanza di intelligenza o di profondità o anche di esperienza da parte dell'uomo in questo caso, ma anche per mancanza di volontà o sensibilità. Tante volte il dialogo è compromesso, cioè quando l'uomo, in questo caso, non riesce a ragionare o comunque in generale a farsi capire o a capire la propria compagna. Può essere che lei, comprendendo che questo è un aspetto importante, per non dire fondamentale, di un rapporto sano, può darsi che lei decida di chiudere la relazione, in quanto senza una comprensione reciproca, reale e profonda, non è possibile. Una relazione duratura, serena e soprattutto soddisfacente. Il sesto motivo per il quale una donna con lo stile di attaccamento sicuro lascia un uomo è l'infedeltà. Ma più precisamente, forse dovremmo dire la menzogna. Non è tanto l'infedeltà a dare fastidio alla donna con lo stile sicuro. Un uomo che tradisce, si confessa ed eventualmente cerca di riparare alla relazione. Una donna con lo stile di attaccamento sicuro può accoglierlo e capirlo, cioè è proprio il tipo che è in grado di comprendere e accogliere il partner anche se ha fatto un errore. Ma l'infedeltà che viene scoperta da lei eventualmente, o comunque in generale la menzogna, la mancanza di fiducia, in generale la fiducia tradita, questo sì, può far pensare alla donna con lo stile di attaccamento sicuro di stare con un uomo che non va bene, che non è idoneo a un rapporto maturo e profondo per una relazione seria. Quindi in questo caso potrebbe chiudere la relazione e cercare eventualmente una persona, un uomo che sia più affidabile. E infine, il settimo e ultimo motivo è la mancanza di crescita personale e di coppia cioè una stagnazione, cioè quando la relazione con questo tipo di uomo impedisce la propria crescita personale e l'avanzamento della coppia, anche a livello di progettualità. Quindi in generale, se ci sono dei punti di vista troppo diversi e la mancanza di volontà dell'uomo in questo caso di riconoscere la necessità di capirsi, di venirsi incontro, di collaborare, progettare la relazione e avere gli stessi valori, ma soprattutto di evolversi insieme, possibilmente, una donna con lo stile di attaccamento sicuro potrebbe chiudere la relazione ed eventualmente cercare un partner che garantisca questi aspetti. Perché all'interno di una relazione adulta e matura e consapevole, questo aspetto della crescita personale e in generale relazionale è un aspetto, diciamo così, fondante. Tieni presente che la donna con lo stile di attaccamento sicuro tende ad essere una donna comprensiva. Quindi, può accogliere l'uomo anche nell'errore, ma solo ed esclusivamente se vede che l'errore è un errore riconosciuto e quindi c'è un movimento, una volontà di risolvere e di stare meglio. Quindi, ripeto, non è l'errore il problema, non si deve essere perfetti. Nessuno vuole che voi siate perfetti e che non sbagliate mai. Anche la donna con lo stile di attaccamento sicuro sbaglia. Di sicuro non è una persona perfetta come non lo è nessuno, ma è una persona che sa riconoscere cosa sta accadendo e sa soprattutto impegnarsi per migliorarsi ed evolvere. E questa è la base di tutte le relazioni con le persone con lo stile di attaccamento sicuro. Quindi se sei una persona che ha uno stile di attaccamento insicuro, non è detto che tu non possa trovare una donna con lo stile di attaccamento sicuro, anzi è plausibile, però devi necessariamente essere una persona che riconosce il proprio stato e si sta impegnando per stare meglio e risolverlo. In questo senso potrai avere anche il supporto e l'aiuto e la complicità da una donna con lo stile di attaccamento sicuro. Se ti stai chiedendo: Sì, Daniela, ma esistono queste donne? Dove sono? Perché non le ho mai viste? Allora ti dico due cose in aggiunta. La prima è che se non hai mai visto donne sane, allora probabilmente dovresti farti due domande e cercare di capire come mai tu non ne conosca. Ovviamente io per sana intendo non una persona perfetta, priva di emozioni, che non si arrabbia mai, non sbaglia mai e non prende decisioni diverse da quelle che tu vorresti che lei prendesse. Una donna che ti lascia o si arrabbia non è una donna non sana, dipende perché ti lascia o si arrabbia. Quindi in generale cerchiamo di capire qual è la mia definizione di persona sana. E perché io intorno a me non trovo queste persone? Forse sono io che non le attiro? Forse non frequento gli ambienti giusti? Perché ragazzi guardate che di persone a posto, non dico perfette, ma a posto, o quantomeno persone, uomini e donne, che si impegnano nel loro miglioramento personale e nella crescita personale, ne esistono tantissime. Se non le avete mai viste o non avete guardato bene, o frequentate posti che magari non sono consoni idonei per trovare queste persone oppure queste persone le incrociate ma probabilmente siccome voi non siete persone sane non siete equilibrate queste persone equilibrate si allontanano è un'eventualità non sto dicendo che sia così però che un'ultima cosa se ti interessano i miei contenuti e vuoi seguirmi, mi raccomando, iscriviti ai miei canali, li trovi qui sotto. C'è il centro messaggi WhatsApp che ha cambiato numero, quindi trovi tutti i riferimenti qua sotto: è un audiolibro in regalo. E in agosto, solo per il mese di agosto, è in super offerta anche il kit dell'approccio perfetto. Se ti interessa capire come migliorare i tuoi approcci, trovi qua sotto tutte le informazioni in descrizione. Ti lascio infine due video qui sopra per approfondire l'argomento degli stili di attaccamento e qui al centro ti metto il link per iscriverti al canale se non sei già iscritto. E mi raccomando, attiva anche la campanellina per rimanere sempre aggiornato su tutti i video e gli shorts che escono ogni giorno.